Torino, coi ministri Gonella e Bertone, coi rettori di tutte le università d'Italia, Luigi Einaudi entra nel salone di Palazzo Madama, per oggi aula magna dell'Ateneo torinese, da cui si congeda il professore di scienza delle finanze, divenuto presidente della Repubblica. Il magnifico rettore Allara vede nella carica a cui Einaudi è stato eletto il segno che la nuova Italia tende a rinascere nella cultura. Einaudi comincia la sua lezione di congedo. Parla degli sviluppi teorici dell'economia, ma afferma che l'economista è anche un uomo intero. Vorremmo aggiungere che in Einaudi l'uomo intero è divenuto maestro, oltre che capo della nazione. Come capo della nazione raggiunge Cemena sul Po. Gli sono accanto il ministro Tupini e l'arcivescovo Fossati. Donna Ida inaugura la nuova centrale elettrica sita a 20 km da Torino. Le turbine capaci di 25.000 kV/A sono fatte funzionare con le acque del Po dirottate. Ricco di energia il suo Piemonte, presidente Einaudi.